Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di una vasta operazione antimafia portata a compimento questa mattina dalla DDA Etnea ed in particolare dalla squadra mobile di Catania. Sono 16 le persone arrestate e ritenute, secondo gli investigatori, appartenenti a uno storico clan che appunto è denominato Pillera Puntina. Facevano capo appunto a questo clan che operava nella zona del Borgo, ovvero in piazza Cavour. Non a caso quella zona viene chiamata anche Consolazione, dove operavano vessando commercianti costretti a versare somme di denaro e prestiti anche con tassi usurari superiori del 10%. Vediamo. Operazione Consolazione, che prende il nome dal quartiere catanese della zona di Piazza Cavour, perché era qui che faceva affari il gruppo che, secondo gli investigatori, faceva parte dell'associazione mafiosa Puntina Pillera, che ha come suo storico leader Salvatore Pillera. Su delega della Procura distrettuale, Direzione distrettuale antimafia, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all'ordinanza applicativa di 16 misure cautelari personali emesse dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania a carico di altrettanti soggetti pregiudicati. Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla base di indagini coordinate dalla DDA Etnea ed eseguite dalla squadra mobile sezioni reati contro la persona avviate nel 2015 nell'ambito del contrasto alle iniziative delinquenziali messe in atto proprio dalla cosca mafiosa Pillera Puntina. Le attività investigative, che si sono avvalse del contributo di diversi collaboratori di giustizia, hanno consentito di acquisire allo Stato gravi indizi di colpevolezza sulla consorteria criminale che era retta da Giacomo Maurizio Ieni e da Fabrizio Pappalardo, elemento che si ritiene allo stato di rango apicale del clan, a capo del cosiddetto gruppo del Borgo, nominativo con cui viene appellata Piazza Cavour, abituale luogo di ritrovo dei soggetti ritenuti appartenenti al sodalizio. Nel corso delle indagini è stato ipotizzato come Ieni e Pappalardo, insieme ai sodali ritenuti maggiormente rappresentativi come Faro, Puglisi e Spalletta, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, controllavano in maniera capillare la loro zona di influenza, dedicandosi alle estorsioni nei confronti delle attività commerciali e al prestito di somme di denaro con tassi usurari pari al 10%. In particolare è stata acclarata l'estorsione ai danni dei proprietari di una nota pasticceria, costretti a versare la somma di 2.500 euro in occasione delle festività di Natale e Pasqua, oltre che a consegnare periodicamente numerose ceste contenenti prodotti dolciari venduti, nonché i prestiti ad usura nei confronti dei soci amministratori di alcune ditte operanti nel settore della ristrutturazione edile e dell'impiantistica nel commercio al dettaglio di articoli da regalo e perfumatori. Antonio Sfamemi alla guida della mobile stamani alla sua prima uscita dopo il trasferimento del suo predecessore Marco Basile a Palermo. Auguriamo praticamente nuovi traguardi professionali. Io raccolgo naturalmente un'eredità, come avete sentito lo stesso signor Questore, lui ha lavorato benissimo qua, spero chiaramente di fare altrettanto bene, di concerto con la Procura della Repubblica e gli indirizzi che ci darà l'autorità giudiziaria. Per il resto chiaramente saremo a disposizione di tutti, come sempre è il nostro lavoro, sperando che naturalmente di queste attività riteniamo ce ne saranno chiaramente altre per cercare naturalmente di aiutare la città. E poi io aggiungo, essendo siciliano, per me lavorare qui a queste latitudini, come intuirete bene, ha un sapore del tutto differente, perché diciamo mi sembra quantomeno di contribuire al benessere della collettività che amo e che mi ha dato i natali. Al momento questa è un'operazione che peraltro è un'indagine, diciamo così, datata, che ha visto giustamente adesso la sua parte operativa, come sapete, cioè la parte repressiva. È chiaro che le indagini non vengono mai in generale concluse, non diciamo sulla consorteria specifica, ma in generale su tutte quelle che sono le azioni criminose che noi siamo chiamati giustamente a reprimere e a investigare attraverso, per l'appunto, come ha detto il signor Questore, il sapiente coordinamento della nostra Procura della Repubblica. Ci spostiamo adesso a Noto. Confessa il 33enne che era sotto interrogatorio per l'omicidio avvenuto lo scorso fine novembre, quando è morto un 17enne dopo due giorni di agonia al Garibaldi di Catania. Non volevo colpire lui, ha dichiarato al giudice. Vediamo.
Ha confessato Vincenzo Di Giovanni l'omicida del 17enne Paolo Mirabile, il giovane colpito il 30 novembre scorso a Noto nel siracusano da un proiettile alla testa durante una rissa tra camminanti e morto tre giorni dopo all'ospedale Garibaldi centro di Catania. Il reo confesso ha ammesso però che non voleva uccidere lui e che il suo obiettivo sarebbe stato in realtà il padre della vittima che era in auto assieme al figlio al momento della sparatoria. Il 17enne dunque sarebbe stato centrato alla testa dalla pallottola solo per una tragica fatalità. Mentre venivano esplosi i colpi di pistola, era seduto al fianco del genitore in macchina. Di Giovanni venne rintracciato e arrestato ad Avola, a casa di conoscenti, dopo più di due settimane dall'uccisione del ragazzo, padre di una bimba di appena un anno. L'indagato è un netino di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, ed era riuscito a sfuggire alla retata dei militari scattata qualche giorno dopo nelle abitazioni dei camminanti, nel corso della quale vennero sequestrate armi e munizioni. Avrebbe fatto fuoco, hanno ricostruito gli investigatori, al culmine di un furibondo litigio con il padre della vittima, rissa ripresa dalle telecamere della periferia dove è avvenuta. Una lite degenerata anche a causa dell'alcol assunto dai contendenti, avvenuta davanti a numerose persone, molte delle quali interrogate hanno però negato di essere state presenti al momento del delitto. Le indagini hanno avuto una svolta grazie ai rilievi tecnici effettuati dai carabinieri che, giunti sul posto poco dopo la sparatoria, si sono resi immediatamente conto che la scena del crimine era molto più ampia e complessa di quanto poteva apparire e che non era compatibile con quanto raccontato persino dalla madre e dai familiari di Mirabile. I militari dell'arma, nel corso dei sopralluoghi sul luogo dell'agguato, hanno individuato non solo alcuni bossoli e numerose bottiglie di alcolici, ma anche diverse telecamere private che avevano ripreso tutte le fasi precedenti e successive alla lite, immortalando pure l'omicida mentre esplodeva più colpi d'arma da fuoco. Acquisite le immagini, i militari hanno ricostruito ogni istante dell'accaduto e dopo giorni di ricerche ha rintracciato l'omicida, che solo adesso ha ammesso davanti al giudice le sue responsabilità. È morto anche il secondo bersaglio dell'agguato dello scorso 2 gennaio a Camaro San Luigi, quartiere di Messina, dove l'anno si è aperto con quello che sembra essere un regolamento di conti per vicende legate allo spaccio di stupefacenti. È morto ieri sera al Policlinico di Messina Giuseppe Cannavò, di 35 anni. L'uomo era stato ferito gravemente in un agguato avvenuto nel pomeriggio del 2 gennaio nel quartiere di Camaro San Luigi a Messina, quando a perdere la vita era stato Giovanni Portogallo, 31 anni, già noto alle forze dell'ordine e amico di Cannavò. I due si trovavano assieme quando sono stati raggiunti da alcuni colpi di pistola. Quattro proiettili avevano trafitto Portogallo, due alla schiena e altrettanti alle gambe, non lasciandogli scampo. Altri invece avevano colpito Cannavò al collo, rendendo necessario il suo trasferimento in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte, poi un intervento chirurgico al policlinico. Le sue condizioni sembravano migliorate, ieri sera invece il decesso. Gli investigatori sono ancora alla ricerca del presunto responsabile dell'agguato, un uomo di 37 anni abitante della zona, che da allora è irreperibile. I carabinieri del Comando Provinciale di Messina, coordinati dalla Procura della Repubblica, dopo aver ascoltato numerose persone, hanno infatti soffermato la loro attenzione in particolare su un sospettato, un uomo con precedenti per spaccio di droga. Le due vittime erano a piedi quando sono state avvicinate da due persone in motorino, una delle quali avrebbe esploso alcuni colpi di pistola. I bersagli hanno tentato la fuga, ma inutilmente. La prima vittima è stata raggiunta da quattro colpi di pistola e la dinamica farebbe pensare a un regolamento di conti nell'ambiente dello spaccio di stupefacenti. Rimaniamo a Messina, ma per parlarvi della nuova impresa politica di Cateno De Luca, attuale sindaco della città dello Stretto, che appunto fa sapere di consegnare la fascia di primo cittadino ad inizio della prossima settimana. Vedremo perché, ci sono delle ragioni di tempistica, per correre poi alla presidenza della regione. Vediamo.
Cateno De Luca pronto a dimettersi da sindaco della città di Messina per candidarsi alla presidenza della regione siciliana. Nessun dietrofront, almeno per adesso, si dice deciso a consegnare la fascia di primo cittadino lunedì prossimo. Attende la fine di questa settimana in modo da poter partecipare il mese prossimo dalle dimissioni. Il sindaco resta in carica altri 20 giorni all'incontro tra il Papa e i sindaci delle città metropolitane. Appuntamento che non vuole perdersi. Il 17 gennaio sarà la data che segnerà la fine di un percorso, quello da esponente del governo cittadino messinese, per aprirne uno nuovo, quello che lo vedrà correre alla presidenza della regione siciliana, scelta questa che arriva dopo la sua assoluzione dall'accusa di evasione fiscale che gli era costata l'arresto nel 2017. Il secondo dopo quello del 2010, quando era sempre sindaco di Messina al secondo mandato. 18 i processi che ha affrontato a testa alta, ci dice stamani. È arrivata l'ennesima assoluzione. Assolto perché il fatto non sussiste. 18 processi. 2 arresti dal 2010 che subisco le angherie della Procura della Repubblica di Messina. Ma meno male che sempre nello stesso tribunale ho trovato giudici che hanno guardato con obiettività tutte le menzogne che sono state costruite solo per incipit politico. È ovvio che attendevo questa sentenza per le decisioni conclusive del mio percorso politico, anche perché io non sono mai fuggito dai processi, li ho seguiti udienza per udienza, e la sentenza, quest'ultima, riguarda il secondo arresto che io ho subito l'8 di novembre del 2017, subito dopo, appena 3 giorni dalla mia rielezione al Parlamento siciliano. Il 17 di gennaio mi dimetterò da sindaco e l'ultimo giorno che mi porterà ad essere ancora in carica è il 6 di febbraio. Vado avanti per marciare su Palermo. Non ho mai nascosto questo obiettivo e quindi voglio liberare questa terra dalla banda Bassotti della politica che l'ha ridotta in queste condizioni. Costituiremo un esercito di liberazione trasversale e sarà veramente una rivoluzione generazionale. Dal 7 di febbraio sarò in campo. Anche perché le dimissioni che presenterò il 17 di gennaio da sindaco di Messina avranno effetto dopo 20 giorni e andremo avanti fino in fondo, senza se e senza ma. Apriamo adesso la pagina Covid. Servizi igienici sporchi e impraticabili al lab tamponi del Palasport di Acireale. I box esterni riservati alle esigenze delle migliaia di cittadini incolonnati per i testi rapidi da giorni non vengono ripuliti dagli addetti. Salvo Cutuli. Per le migliaia di persone che si recano nel settore riservato ai tamponi al lab del Palasport di Acireale, da giorni la situazione igienico-sanitaria dei bagni pubblici è disastrosa. Molto dipende dal livello di inciviltà delle persone che vi scaricano praticamente di tutto, mascherine comprese, costringendo gli addetti a continui interventi di rimozione di oggetti che ostruiscono le condotte di scarico. Neanche la vigilanza 24 ore su 24 scoraggia i raid vandalici. La scorsa settimana era stata staccata di netto una delle porte di accesso ai box dei servizi igienici collocati nello spazio antistante all'area in cui vengono effettuati i tamponi antigenici, il cui numero dai giorni precedenti alle festività natalizie è balzato ad una media di 1.400 prelievi quotidiani, con migliaia di auto incolonnate sin dalle prime ore del mattino per gli accertamenti clinici sull'incidenza del coronavirus. Numerose le famiglie che si recano nel centro tamponi, più grande dell'area nord del capoluogo etneo, per i test rapidi. Nuclei familiari con figli minori e anziani che, in caso di esigenze fisiologiche, hanno due alternative: turarsi il naso
caso di accedere in questi maleodoranti locali, oppure invertire la marcia e rivolgersi altrove. Lo staff medico responsabile della struttura sanitaria del Pala Tupparello, venuto a conoscenza della situazione di degrado, si è immediatamente attivato, incaricando l'impresa di pulizia di intervenire con celerità, ma si è reso necessario l'intervento di tecnici manutentori chiamati a rimuovere l'ostruzione nei tubi di scarico provocata dall'eccessivo accumulo di oggetti non conformi, tra cui mascherine gettate nei bagni che ne hanno compromesso la funzionalità. In giornata la situazione di decoro dei servizi igienici riservati a quanti effettuano i tamponi dovrebbe essere ripristinata, assicura l'assessore alla manutenzione del comune di Acireale, Salvo Grasso. Purtroppo dobbiamo intervenire con cadenza settimanale ormai, vista l'affluenza che comunque è aumentata notevolmente sia nel lab tamponale che nel lab vaccinale. Purtroppo questi interventi sono stati resi necessari ogni settimana, se non addirittura più volte la settimana, a causa dell'inciviltà che in questo posto non so perché avviene frequentemente, e per cui abbiamo sempre necessità di fare interventi di manutenzione, in particolare nei bagni, nonostante nella struttura ci siano una ventina di bagni, complessivamente di gruppi di bagni tra sotto e sopra, e purtroppo siamo costretti a doverli riparare continuamente. Qui c'è da dire che la situazione è diventata veramente ingestibile, nel senso che le persone non possono entrare, anche per ragioni sanitarie, in questi box, che saranno anche ben attrezzati, però voglio dire, la situazione è sotto gli occhi di tutti. Ripristinerete prontamente? Sì, ripristiniamo entro stamattina stesso la funzionalità dei bagni, e poi invece la parte della pulizia spetta all'ASP con la ditta di pulizia, appunto, che è presente quotidianamente qui al lab vaccinale. Intanto a Pala Tupparello, dopo la tensione di ieri tra automobilisti esasperati dalle lunghe attese, rafforzati i controlli da parte delle forze dell'ordine. Parliamo adesso della situazione relativa ai contagi, monitorata costantemente tra Giarre e Riposto, in riferimento alla riapertura delle scuole. Stamattina riunione in presenza dei dirigenti scolastici e delle autorità preposte. Francesco La Rosa. Si alza la soglia d'attenzione per monitorare al meglio la situazione Covid nel comprensorio dei comuni della fascia ionica. Attenzione concentrata soprattutto stamattina nel corso di una riunione alla quale ha partecipato anche il commissario per l'emergenza Pino Liberti sulla questione scuola e sulle ipotesi di riapertura delle aule per la ripresa delle lezioni. Un'accurata strategia sinergica per individuare le soluzioni più opportune. Ho fatto questa riunione congiunta con i dirigenti scolastici che sono, diciamo, pertinenti nel mio territorio, che sono 8, con i carabinieri, con il direttore del distretto, con il direttore sanitario dell'ospedale di Giarre, ma soprattutto è un'attenzione rivolta a questo rientro dalle scuole, perché considerate che tra Giarre e Riposto la popolazione studentesca è di circa 7.000 ragazzi che rientrano. Devo per forza in qualche modo capire come si può prevenire, come si deve razionalizzare l'entrata di questi ragazzi. Qual è la soluzione che pensa di adottare? Le soluzioni io mi devo sempre confrontare con il governo e devo vedere in questi giorni se la Sicilia o la mia città oppure la provincia di Catania passi in arancione, perché da lì possiamo poi prendere degli ulteriori provvedimenti i sindaci. Si immagini il rientro dopo 15-20 giorni di vacanze dalle scuole è importante. Ma non è solo la scuola, c'è anche un'attenzione attraverso per i commercianti, per gli artigiani, per tutti i servizi. È chiaro che prima che si parte io voglio coinvolgere tutte le altre istituzioni per essere tranquillo e per assicurare soprattutto ai miei concittadini, alla mia città, una prevenzione e una serenità nell'affrontare questa situazione. Noi abbiamo avuto riunione costantemente tutta la settimana con l'ANCI, grazie anche al Presidente Orlando, il quale si è mosso costantemente monitorando tutte le varie posizioni della Sicilia, dal passaggio bianco, arancione, eventuale. Con l'accordo anche della Regione abbiamo avuto riunione proprio a lungo termine, venerdì scorso, il sabato, da dove è scaturito che la Regione siciliana ha attinto nelle famose giornate di ferie o di vacanze che può dare l'assessorato all'istruzione di concerto con l'assessorato alla sanità, ne ha dato 3 giorni e siamo rimasti che ci saremmo aggiornati alla data di oggi. Stasera c'è un'altra riunione fiume in cui sicuramente arriveremo ai famosi 5 giorni che già si ventila sul territorio. Dopodiché, se i sindaci ritengono opportuno fare riaprire le scuole in sicurezza,
se no i sindaci adotteranno una determina, perché è prevista anche nel regolamento degli enti locali, nel testo unico, nel TUEL, e noi ci siamo riservati eventualmente di adottarla. Per adesso siamo in continuo contatto con la Regione Siciliana, con il Presidente, con l'assessore alla GAR, l'assessore Razza alla Sanità, l'ASP, per monitorare la situazione nei vari territori. È chiaro che quando i comuni entrano in una fascia arancione, già automaticamente scatta d'obbligo al sindaco, di concerto con le autorità sanitarie, poter richiudere e passare in DAD le scuole. Qual è la situazione sul suo territorio complessivamente? Ma diciamo che è una situazione generalizzata. Noi abbiamo sui 170-180, che sono una popolazione di 15.000 abitanti, ancora è sopportabile. E andiamo avanti. Il commissario per l'emergenza Covid dell'area Etnea Pino Liberti assicura il massimo impegno per limitare il più possibile le problematiche legate alle lunghe file d'attesa per effettuare vaccini e tamponi. Presto disponibili altre strutture, fondamentale il ruolo di supporto dei medici di famiglia. È necessario lavorare in sinergia con i medici di medicina generale per fronteggiare ulteriormente l'emergenza Covid, e quanto emerso dall'incontro avvenuto recentemente con il commissario per l'emergenza Pino Liberti è finalizzato ad un gruppo di lavoro a supporto dei medici di medicina generale. Sarà operativo già da questo fine settimana, con l'obiettivo di fornire tempestivamente l'assistenza, accelerando tutte le procedure burocratiche legate ad isolamento e fine isolamento del soggetti positivi. La curva dei contagi da Covid infatti è cresciuta in modo esponenziale, in una situazione complessiva che appare abbastanza grave. La costituzione di un apposito ufficio contribuirà a ridurre al minimo i tempi di attesa. Saranno istituiti dei drive-in per tamponi di fine isolamento in ogni distretto sanitario della provincia. E intanto stasera l'hub vaccinale di Via Forcile a Catania resterà aperto sino alla mezzanotte. Sul territorio dell'area metropolitana di Catania abbiamo 214 ricoverati, 33 in terapia intensiva, per gran parte non vaccinati, soprattutto in terapia intensiva. Significa che i vaccini stanno funzionando e che i numeri non dicono tutto. La grande quantità dei contagi sono contagi asintomatici o paucisintomatici. Vediamo cosa deciderà il governo nei prossimi giorni per le scuole. Il ruolo dei medici di famiglia. Il ruolo dei medici di famiglia, l'ho detto in questi giorni, è indispensabile. Sono il primo baluardo, il primo target a cui si rivolge il cittadino positivo. Da dopodomani ci sarà un ufficio apposito nella mia struttura che si confronterà con i medici di medicina generale, che avranno un soggetto, ognuno di loro, a cui rivolgersi per sciogliere i dubbi, programmare i tamponi di fine isolamento. Stiamo allargando in provincia il numero dei drive dedicati. Insomma, stiamo mettendo in moto una macchina davvero muscolare e robusta, perché dobbiamo adeguarci ogni volta ai numeri. I numeri che fino a qualche settimana fa erano davvero numeri assolutamente sopportabili, 2.500 positivi sul territorio catanese, oggi siamo in poche settimane, 2-3 settimane, passati a 40.000 persone. Il sistema deve adeguarsi, lo stiamo facendo, ci stiamo mettendo un po' di tempo, ma è inevitabile che sia così. E però abbiamo creato nuovi posti negli ospedali perché possono servire, abbiamo rafforzato il servizio di contact tracing, chiediamo un po' di pazienza ai cittadini. Nell'arco di una settimana tenteremo e ci riusciremo di adeguarci a questa nuova ondata, che però credo stia cominciando a raggiungere il plateau. Io confido che nell'arco di 10-15 giorni la curva comincerà a scendere e poi magari ci ritroveremo di fronte a un virus endemizzato e non più a un virus che ci fa così paura. Anche perché sta cercando le soluzioni ottimali per evitare queste lunghissime file per i tamponi? Sì, stiamo creando un drive per ogni distretto. Ovviamente per farlo serve un ambiente adatto, ci vuole una viabilità conservata, ci vuole un'area di attesa e un'area di fuga. E non è facile individuare dei posti così in ogni distretto della provincia di Catania, ma noi ci stiamo provando.
Da lunedì sarà attivo anche il drive al mercato agroalimentare, a dei grandi spazi dove possiamo fare un gran numero di tamponi. Un luogo simbolo di Catania da intitolare a Franco Battiato e la proposta dell'ex sindaco Enzo Bianco condivisa all'unanimità dal Consiglio Comunale Etneo. Franco Battiato, il noto cantautore recentemente scomparso, va ricordato degnamente intitolandogli in modo esclusivo una via o una grande piazza di Catania. A 8 mesi di distanza dalla sua scomparsa, l'ex sindaco di Catania, Enzo Bianco, ha lanciato una proposta con un ordine del giorno firmato da tutti i consiglieri comunali che impegna di intitolare in modo esclusivo a Franco Battiato un luogo simbolico ed adeguato della città etnea, stringendo così un legame ulteriormente indelebile con un figlio illustre di Catania. È forte proprio della totale condivisione. L'auspicio di Bianco è che si passi presto dalle parole ai fatti. Beh, io personalmente avevo un rapporto straordinario con Franco Battiato, un rapporto di grande amicizia, di tenerezza. L'ho visto sino a poche settimane prima che iniziasse la sua parabola discendente, ma credo che sia un atto dovuto. Franco Battiato era molto legato a Catania, aveva abitato per un periodo a Catania, proprio in via Etnea, aveva diretto gratuitamente per 3 anni l'estate catanese. Il suo ultimo concerto, l'ultimo concerto della sua vita, l'ha fatto al Teatro Antico di Catania con l'orchestra del Teatro Massimo Bellini, dirigendo la sua messa arcaica. E quindi Catania deve molto a Franco Battiato e credo che sia giusto, ricordando, dedicandogli una piazza, una strada, un luogo bello, altamente simbolico e in modo esclusivo, per manifestare questa gratitudine e questo affetto. Il ricordo di Franco Battiato è fortissimo in tutta Italia. Avete visto la performance dell'ultima trasmissione che è stata fatta da PIF, con indici di ascolto veramente straordinari. E quindi un gesto di carineria e d'attenzione ancora più bello, perché la mozione che ho presentato è stata firmata, credo per la prima volta, da tutti i consiglieri comunali, di tutti i gruppi politici, e quindi Franco Battiato riesce a unire, anche dopo la vita, indipendentemente dai colori politici di ognuno. E questo è un fatto straordinario. Lei ha già un'idea, ha individuato una via che potrebbe fare al caso? Non voglio essere io a proporlo, ce ne sono tante. Un luogo possibilmente vicino al mare, tipo una piazza Europa, un luogo altamente simbolico. Il sindaco aveva parlato del lungomare, ma mantenendo i nomi attuali del lungomare, questo non va bene. A Franco Battiato bisogna dedicare qualcosa di esclusivo e naturalmente se poi un domani dovesse sorgere un teatro o qualcosa di nuovo, penseremo anche a questo, ma intanto abbiamo l'obbligo di dedicargli una piazza, una strada il prima possibile. Se il Consiglio Comunale, come è molto probabile, dovesse approvare all'unanimità, a larghissima maggioranza questo ordine del giorno, questo è un vincolo per l'amministrazione. E peraltro il sindaco Pogliese all'inizio aveva detto che avrebbe voluto farlo, si è perso un po' tempo, gli tiriamo la giacca, ma sono sicuro che lo faremo tutti insieme in modo adeguato, come è giusto che sia. Ad Aci Bonaccorsi, dove nasce la stanza del cuore, vediamo di cosa si tratta nel servizio di Salvo Cutuli. Ad Aci Bonaccorsi, nel catanese, nasce la Stanza del Cuore, progetto del bilancio partecipativo sposato dal Comune, che ha destinato un locale di Palazzo Cutore a professionisti che si occuperanno dei controlli gratuiti. Il cardiochirurgo Alessandro Armaro e il cardiologo Giuseppe Cicero, entrambi di lunga esperienza, promotore dell'iniziativa riservata ai residenti e rivolta a determinate fasce di età, 40-65 anni per gli uomini, 50-70 anni per le donne. I decessi legati ai fattori cardiovascolari sono una delle principali cause di morte nel mondo e mentre siamo concentrati sul Covid tutte le malattie fanno il loro naturale decorso e mietono nel silenzio generale le loro vittime. Il laboratorio verrà attrezzato con una strumentazione clinica e i dati personali saranno trasmessi al medico curante e nell'insieme offriranno una panoramica dell'incidenza dei fattori a rischio sulla popolazione residente. Identificare le cause di possibili accidenti cardiovascolari, le ragioni possono essere molteplici, dal fumo alla cattiva alimentazione, se non rimosse o modificate per tempo,
possono condurre i soggetti a rischio a morte prematura. Occorre promuovere quei processi di mitigazione e rimozione dei fattori a rischio che conducono alla malattia conclamata e quindi a gravi ricadute cardiovascolari che si manifestino in maniera improvvisa, spesso fulminea. Nella stanza del cuore, al via, dal prossimo mese di marzo sarà possibile sottoporsi a visita cardiologica e a tutti gli esami clinici di base a titolo gratuito. Accertamenti salvavita riservati alle fasce a rischio. Per le adesioni di informazione è stata attivata un'utenza telefonica mobile 337 1587 011. Comunicando i propri dati personali e il numero telefonico, l'organizzazione provvederà a contattare i cittadini e a concordare le date disponibili e quelle più confacenti. I controlli sono riservati agli uomini di età compresa tra i 40 e i 50 anni e alle donne dai 50 ai 70 anni, un range dove maggiore è l'incidenza di mortalità tra la popolazione per patologie cardiovascolari. La stanza del cuore è un innovativo progetto proposto nell'ambito del bilancio partecipato da un professionista, un cardiochirurgo, Armao, che abita da Cibona Corse, che vuole scovare nella popolazione omogenea come quella di Cibona Corse quelli che sono i fattori di rischio cardiovascolare. In questo periodo siamo magari presi dal Covid, ma ci dimentichiamo che le malattie tradizionali, le malattie cardiovascolari in questo senso sono la prima causa di morte nella popolazione, continuano invece ad essere e a fare e a mietere le proprie vittime. Quindi qual è lo scopo di questo progetto? Il progetto è che abbiamo attrezzato un ambulatorio medico con fornito di elettrocardiografo e di altre tutto il necessario per poter visitare le persone dal punto di vista cardiologico, poter fare un'anamnesi accurata per vedere i fattori di rischio, le cattive abitudini, e poi abbiamo fatto una convenzione con un laboratorio privato per poter fare gli esami di base che ci dicono se c'è una tendenza alla glicemia, all'ipercolesterolemia, quei fattori conosciuti che notoriamente fanno un rischio cardiovascolare evidente. Quindi noi altri stiamo cercando di mettere insieme gli elementi, invitare tutta la popolazione che è la fascia più a rischio, cioè dire gli uomini che vanno dai 40 ai 65 anni e le donne che vanno dai 50 ai 70 anni, e produrre una carta del rischio individuale per tutti i cittadini di Cibona Corse. Da lì avremo due dati, uno personale che riguarderà praticamente l'individuo e a cui verrà data una scheda del rischio personale che poi potrà far vedere al proprio medico curante, una invece generale che ci dirà qual è l'incidenza dei fattori di rischio cardiovascolare nella popolazione di Cibona Corse. È stata soccorsa un'imbarcazione a vela alla deriva a sud di Catania. Tre persone in pericolo di vita sono state tratte in salvo dal personale di una motovedetta della Guardia Costiera che ha raggiunto l'unità da diporto, recuperando gli occupanti in difficoltà a governare il natante a seguito della rottura del timone, scongiurando un possibile naufragio. L'allarme di ricerca e salvataggio in mare è scattato quando la sala operativa della Capitaneria di Porto di Catania ha intercettato una chiamata di emergenza sulle frequenze radio del canale di soccorso marittimo lanciato dal comandante dell'imbarcazione in difficoltà di manovra. Le difficili condizioni meteo marine con raffiche di vento sino a 25 nodi che hanno caratterizzato la giornata di ieri hanno reso difficoltose le manovre di affiancamento e recupero dell'imbarcazione, che si sono concluse tuttavia con la messa in sicurezza dei tre malcapitati e il recupero dell'imbarcazione condotta al porto del capoluogo etneo. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco. Rieccoci in studio, non ci sono notizie o aggiornamenti dell'ultima ora, dunque vi lasciamo alle previsioni meteo e alla regolare programmazione della rete. A voi tutti buon proseguimento di pomeriggio. Settimana all'insegna del maltempo in Sicilia. Le vedete le previsioni meteorologiche per la giornata di domani, mercoledì 12 gennaio. Il cielo sarà coperto da nubi sulla porzione centrale ed orientale dell'isola, temporali sparsi. I venti saranno deboli, i mari leggermente mossi. Uno sguardo adesso alle temperature. Speculari quelle sul capoluogo etneo rispetto alla giornata di ieri, dove si avranno rispettivamente minima e massima di 15 e 16 gradi centigradi. Le temperature
più alte tra Trapani e Palermo con 17 gradi. Nell'entroterra invece la minima più bassa ad Enna con 7 gradi centigradi.